Andrea Costantino della Rete Civica Urbana. Buonasera a tutti, io rappresento anche Cinema, il teatro polifunzionale ex dopolavoro ferroviario e faccio parte con anche Cinema della Rete Civica Urbana San Nicola Miorà. Noi all'interno della Rete Civica abbiamo sviluppato un progetto che aveva proprio l'intento di utilizzare la Piazza Umberto per un concerto, ma a causa del Covid non abbiamo potuto completare. Il progetto prevedeva il concerto, la realizzazione del murale che immagino abbiate visto su Corso Italia e poi a conclusione un evento all'interno del teatro che si è svolto in streaming il 28 dicembre scorso. Dico questo perché mi sono piaciuti molto due interventi, quello del portone su Via Garuba e quello quindi di creare delle connessioni. Il nostro intento era quello di dirottare un po' l'effetto canocchiale di Via Sparano su Corso Italia, sperando che appunto la città possa essere vissuta anche nell'altra parte. Io lo chiamo sempre Berlino Est, Berlino Ovest. Noi siamo in un punto, non, io lo dico, non percepito. Comunque, la rete civica tutta insieme ha sviluppato queste poche righe che vi leggo e che sono degli spunti magari da valutare per la rigenerazione di questa piazza. Quindi, la rete civica urbana San Nicola Miorà esprime l'esigenza principale di valorizzare la piazza su tre fronti: estetico, funzionale e sociale. A livello estetico è importante che il verde sia maggiormente curato, magari attraverso l'adozione di aiuole da parte di gruppi di cittadini e associazioni. Si propone la realizzazione di un anfiteatro, ovviamente tutto quello che viene proposto è vincoli permettendo, sappiamo ci sono dei vincoli, per poter dare spazio a gruppi artistici, musicali, teatrali, permettendo loro di esibirsi. La creazione di un chiosco dedicato a informazioni turistiche e culturali, vendita di ticket per spettacoli e in programma sul territorio. Quando si parla di, faccio una piccola digressione, di capitale della cultura, sarebbe opportuno che tutti i luoghi trafficati della città, soprattutto dai turisti, ma anche dai cittadini, dessero l'opportunità di acquistare o di raccogliere informazioni. Diciamo che l'idea dell'H24 dovrebbe essere adottata magari per avere accesso a tutte le forme di aggregazione quando si potrà, e soprattutto di cultura, cioè l'idea che si possa, ecco, in un momento di spensieratezza acquistare un biglietto di uno spettacolo anche per il turista può essere strategico, cioè imbattersi in un punto sia a Piazza Umberto, a Rivecchia, insomma in tutti i punti molto trafficati. La realizzazione di apposite aree dedicate agli amici a quattro zampe, predisposizione di appositi spazi per le attività motorie di gruppo o singole, valorizzazione della goccia del latte, facendola diventare uno spazio fruibile. In generale si rappresenta l'esigenza di rendere la piazza un luogo vissuto e vivibile dalla cittadinanza, togliendo spazio alle attività illecite e rendendo l'ambiente della Piazza Umberto insomma, gradevole al passaggio, perché adesso una delle cose che insomma, è stata segnalata, ma credo da un po' da tutti, quindi mi scuso per le ripetizioni, ma dovevo rappresentare le istanze di tutti. Grazie mille e buon proseguimento.